un gran galà che ha il sapore di voler aiutare le persone che soffrono. Dottoressa, quando soffre un bambino viene subito spontaneo pensare che la sofferenza sia ancora maggiore e soprattutto vada a toccare le famiglie. Sicuramente, infatti credo che sia un problema a 360 gradi, l'abbiamo sempre vissuto, io lo vivo come medico quotidianamente ormai da circa 30 anni e mi rendo conto che il problema, soprattutto questo problema che affrontiamo questa sera, oncologico, ma tutti i problemi dei bambini in realtà muovono il cuore di tutta la famiglia e quindi vediamo la sofferenza nei loro volti, la vediamo, la cogliamo quotidianamente, quindi questo nostro desiderio questa sera di aiutare i bambini che soffrono è un impegno che va proiettato anche alle famiglie e che ci ritorna indietro come un grande dono, perché quando noi doniamo sicuramente riceviamo in cambio altrettanto, e quindi invito tutti gli amici chivaniani, gli amici del club dell'Alba del Terzo Millennio dei Tulipani Neri ad essere generosi, perché questa sera abbiamo bisogno di tutta la vostra generosità per portare a termine questa impresa che parte dal dolore ma per dare gioia a queste persone che veramente soffrono di una, perché la sofferenza di un figlio, la sofferenza di un bambino è per noi qualcosa di estremamente forte, ma da questo deve nascere, ritornare una gioia praticamente, quindi diamo perché riceviamo altrettanta gioia nel donare. È vero, dottoressa, non perdiamo di vista infatti lo scopo fondamentale, cioè quello di alleggerire per quanto possibile nella tragedia vera il dolore. Ecco, lei da dottoressa, da pediatra, insomma, che segue direttamente questi bambini, pensa che poi loro in qualche modo riescano a costruirsi una realtà parallela fatta di coloro i quali incontrano come persone primarie, quindi amici, dottori, ecco, durante l'esperienza della malattia, cioè riescono poi a crederci veramente che esiste un'esperienza parallela e quindi il dolore tutto sommato diventa, se si può dire, secondario? Non seguo direttamente bambini oncologici, ma mi occupo di un altro settore, ma sicuramente la sofferenza di un bambino, se viene in qualche maniera incanalata nella giusta direzione, può portare a poter soffrire forse un po' di meno. La chiarezza e la trasparenza nei loro riguardi è estremamente importante, quindi la nostra figura, la figura del medico, dell'infermiere, della caposala, di tutte le persone che gli stanno intorno, dà loro una sensazione di sicurezza, di tranquillità anche nel dolore e quindi riesce a rendere più sopportabile crearsi una situazione parallela. Credo proprio di sì, perché la sofferenza è talmente forte che alla fine costringe la mente di un bambino a creare qualcosa di meraviglioso e quindi in questo percorso noi siamo qualcosa che li aiuta a sostenere, però loro rimangono i protagonisti fondamentali. Assolutamente sì, non dimentichiamo che poi i bambini veramente sono bravissimi nel muovere la fantasia, lei pensi a quanti bambini hanno l'amico inventato e ci parla. No, ecco, proprio per questo dicevo la realtà parallela che aiuta in qualche caso. Però, dottoressa, mi ha detto anche lei una cosa molto vera: i bambini sgamano, scoprono subito la bugia, bisogna essere diretti con loro. Essere reali, veri, noi vogliono la verità perché questo li aiuta ad affrontare meglio questo percorso, perché conoscendo l'entità di quello a cui vanno incontro, loro sono molto più coraggiosi di quanto noi non immaginiamo praticamente. A volte anzi ci danno loro stessi delle lezioni di vita, a me vengono i brividi mentre ne parlo, ma veramente a volte c'è tanta sofferenza e a volte i percorsi poi non vanno nella direzione giusta, ma proprio questo ci impone di avere ancora più coraggio, ancora più forza per dare speranza a tutti quelli che ne hanno bisogno, genitori compresi. Grazie dottoressa. Grazie.